domani viene Antonio che è il nostro, è un nostro, diciamo, dipendente di rango, che siccome non c'è mai stato Mandalorica, si comincia a rendere conto, perché poi si dovrà, non si sa poi che ruolo avrà, però io gli ho detto che deve cominciare a guardarsi i montaggi, perché se poi sta là come operatore, gestore, quello che cazzo sarà, o si piglia un patentino, lui domani comincia i montaggi, deve stare lì, e quindi deve vedere come montano, come fanno, tutto. Quindi viene da te, comando da te, Antonio. Va bene, va bene. Ok, dagli un po' di retta e spiegagli un po' di cosa. Però il problema è un altro. Il problema è che io sono andato a Scalea e è una vasta desolata. Con l'erba a cazzi, cioè... Ah, quindi non è positiva la situazione in cantiere. Ma è una cosa che se ci venano un presidente dice, ma chi sei pazzo? Chi c***o mi fa venire qui a fare che? Se ma almeno... È una cacata mai vista. Ma almeno la struttura c'è, l'ha chiuso, l'hangar, tutto finito o no? No, l'hangar e l'hangar e il coso non ci sono proprio. E le luci, la strumentazione non c'è, vabbè, quello uno non se ne accorge. Ma se il resto è erba incolta, cacate mai viste, l'aerostazione è bombardata, di che stiamo parlando? A meno che facessero trovare delle persone là che tagliano. Ha detto che ci arriva al 60% e si è convinto. Dato che deve fare pure quella dichiarazione sui tempi, no? Ho detto, guarda, quando comincia non gliene frega niente a nessuno. Quello che conta è che tu devi dichiarare che finiscono il 30 novembre 2015. Il conto finale lo facevo, oh mamma mia, il 30 novembre è una chimera. Il problema è che devi... Ma perché tu non ci fa proprio. Ma fare uno stato finale è difficilissimo, cioè... E fallo intanto continuare a lavorare, fallo. E che tanto nessuno scappa, credo. Devi anticipare la contabilità. Sì. Ho anticipi la contabilità e un po' di responsabilità bisogna prendere. Ci metta per sentire l'avanzamento al 100% e si fu. E alla fine non è un discorso che cazzo ti succede. Alla fine i lavori ci sono, capito? Deve essere qualcuno che ti va a filmare, credo.